Qua un pochetto meglio. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscolo Vita. Alcuni di voi mi hanno chiesto: ma che cosa fai quando non fai palestra? Che ci hai detto che sei un ingegnere, facci vedere un po' la tua vita. E allora eccoci qua. Oggi vi porto con me, sto facendo una piccola escursione proprio perché sto andando in un posto dovuto all'ingegneria. Ovviamente sono abbastanza preparato, quindi mi porto un protein cookie per non rimanere senza proteine, perché comunque viviamo il fitness lifestyle ovunque andiamo. E mi sono comprato qua delle banane, mi porterò un paio di queste banane e andrò a comprarmi una bottiglia d'acqua da 1 litro, perché più o meno sempre sono sempre disidratato quando viaggio, e anche voi probabilmente, quindi ricordatevi l'acqua. E mi compro anche un paio di mele perché ho voglia di mele. Quindi preparo tutto questo. Bam. Godetevi il video, lasciateci un like se vi piace e vi parlo subito di cosa andremo a fare. E se mi seguite dall'inizio già sapete che io ho fatto qua a Bath il bachelor's degree per 3 anni e che l'anno scorso sono andato a lavorare alla Shell. E sono tornato poi a Bath per fare la magistrale, quindi in questo momento sto qui facendo il mio master's, questo è il primo anno di master's e come primo semestre c'è un grosso progetto da fare e sto lavorando in questo momento con Dyson per creare appunto un prototipo di un nuovo prodotto che vogliono utilizzare loro. Oggi andremo quindi a visitare Dyson, i Labs. È un po' strano, ma in Inghilterra è considerata una delle compagnie più grandi e più cutting edge, quindi più tecnologiche qua in UK. Quindi oggi vado col mio gruppo a fare una visita da Dyson, vedere i loro laboratori e presentare il progetto. Per chi non l'avesse ancora capito, sì, sto all'università e sta piovendo. Man, of course. Ragazzi, purtroppo sono nel bagno, non vi posso far vedere niente, assolutamente niente, quindi vi parlo quando usciamo. Ragazzi, mi dispiace un sacco, ma non mi hanno fatto filmare nulla, niente. Sono arrivato là, ho tirato fuori la telecamera, appena l'ho tirata fuori, subito mi è arrivato una guardia della sicurezza là e mi ha fatto: no, qua non puoi filmare, non puoi fare foto, non puoi fare niente. Quindi purtroppo non vi ho potuto far vedere il laboratorio di Dyson, perché ovviamente ci sono cose confidenziali, quindi non potevo farvi vedere proprio niente. Però, praticamente, dato la mia presentazione col mio gruppo, pensavo di aver fatto una buona impressione. Alla fine è l'unica cosa che puoi fare. E quella è un'altra cosa molto positiva qua in Inghilterra, che mentre magari in Italia è molto difficile, soprattutto per un giovane ingegnere, trovare lavoro, o comunque se sei giovane è più difficile inserirsi nella carriera, qua in Inghilterra diciamo che sono abbastanza più aperti, quindi vogliono appunto nuovi graduates dall'università, perché vogliono gente con delle idee nuove, con l'ultimo studio, quindi l'ultima ricerca, tutte queste cose qua, che vanno ad aggiungersi ai team che magari sono più esperti, però con nuove idee, nuove cose. Quindi in termini di lavoro ci sono diverse opportunità e per questo mi piace anche tanto qua l'Inghilterra. Detto questo, io sto ancora studiando, ovviamente il progetto è un progetto per Dyson, se viene accettato verrà poi preso da loro e faranno le loro cose, quello che vogliono fare, ovviamente hanno tutti i diritti perché era un progetto che facevo con l'università, mentre l'anno prossimo devo fare un progetto individuale che ancora devo scegliere, però quello, se poi funziona veramente, c'è qualcuno interessato, poi posso trasformarlo in un'idea di business, però quello di oggi era solamente, vedetelo come una tesi che ho fatto per un'altra compagnia, per un prodotto che, se loro pensano possa aggiungere del valore alla loro compagnia, allora potrebbero farlo, se no, no. Quello è il succo del discorso. Detto questo, sono tornato a casa, è stata una giornata lunghissima, praticamente dalle 9 che sto in piedi, e sono adesso appena tornato a casa, sono le 6, mi mangio qualcosina, poi andiamo a farci un allenamento a Fitness First, che veramente ho proprio voglia di spaccare i pesi. E bentornati ad un altro voiceover. Questa è la terza volta di fila che vi porto l'allenamento con Astrid e facciamo sempre dorso, quindi mi dispiace, ma è semplicemente perché il venerdì nella mia palestra posso portare un'amica e lei, essendo un'amica, le piace filmare insieme e vuole sempre colpire dorso. Quello che capita sempre il venerdì che lei deve colpire dorso, quindi più o meno lo faccio entrare pure nel mio split. E in questo momento stiamo seguendo il mio pull workout. Ma invece di parlare degli esercizi, che potete vederli negli ultimi 2 video che ho fatto con Astrid, vi do un paio di tips. Come vedete qua, guardate la mia impugnatura. Sto facendo una sorta di pistol grip, non proprio. La cosa principale è che tengo il pollice fuori e questo isola di più i dorsali, soprattutto il lats, e evita che l'avambraccio appunto faccia troppo del lavoro. Quindi provatelo anche voi se volete sentire maggiormente
un coinvolgimento dei Latissimus Dorsi. Anche lei le ho detto appunto che poteva fare sia semplicemente due mani insieme che un movimento unilaterale come avete visto da me prima, quindi una mano alla volta, e se non l'avete mai provato vi consiglio veramente di provarci, perché io ho sentito un'ottima contrazione ed è un movimento che ho preso da Athlean X, non so se alcuni di voi conoscono il canale in America. Quindi, dopo aver fatto il riscaldamento, quello che vedete appena visto erano solamente un riscaldamento dorso, siamo passati al primo movimento per i bicipiti, perché faccio sia schiena che bicipiti che rear delts, quindi deltoide posteriore, nello stesso allenamento. Questo è il primo movimento, oggi è la giornata seduta di ipertrofia, quindi più o meno ogni serie è tenuta tra le 10 e le 12 ripetizioni. In realtà io lo chiamo ipertrofia, ma in realtà l'allenamento con tutti i carichi in ogni tipo di ripetizioni comunque costruisce sia la forza che l'ipertrofia. Questo è semplicemente un maggiore focus sulla contrazione muscolare, per quello lo chiamo ipertrofia, perché con un carico minore vuol dire che lo riuscite ad alzare più facilmente, quindi aumentate le ripetizioni e controllate veramente il movimento. Vedete qui anche quando fa il barbell row asset come lo tiene lento e come mantiene o prova a mantenere sopra per un secondo il movimento. Io ad esempio qua non seguite quello che sto facendo io, perché avevo aumentato un po' di troppo il peso, mi piacerebbe mantenerlo maggiormente in su. E come vi avevo detto nell'ultimo video che mi vedevo particolarmente bene, adesso che ho iniziato più o meno il cut, diciamo che non l'ho ancora iniziato, però ho ridotto un pochino le calorie a mantenimento, quindi non sono più a 3000, oltre 3000 sparate, sono intorno alle 2005. Era una giornata di viaggio, non mi sentivo tanto bene, volevo andare in palestra e non mi vedo particolarmente bene, ma questa è la verità se siete natural. Alcuni giorni vi vedete perfettamente, magari avete mangiato cose buone, avete bevuto tanto, siete rilassati e in palestra vi viene un ottimo pump. Io che ho appena diminuito un pochino le calorie non è che mi posso lamentare, perché ovviamente non ho ancora fatto niente, ma guardando appunto il video in questo momento non sono particolarmente felice della situazione. Ma tutto questo cambierà dal 1 giugno, che è quando inizierò la fase di definizione, e voi lo sapete che quando io entro in fase di definizione è lì che sto sempre più attento agli allenamenti, sto più attento al cibo, provo a colpire esattamente i macronutrienti e le calorie come faccio, mentre quando sono in mantenimento e in surplus calorico di solito sì, all'allenamento spacco, però se posso mi permetto una variazione di cibo un pochino maggiore, mi permetto di mangiare un po' più di cioccolato qua e là, mi godo diciamo un pochino di più la dieta, mentre in definizione sto veramente attento ed è di solito quando faccio il salto di qualità, quindi non vedo l'ora di iniziare la definizione. 1 giugno, niente di che, saranno 30 giorni in cui proverò a perdere 2-3 kg, non ho tanto da perdere ragazzi, e soprattutto non voglio definirmi in modo assolutamente estremo, voglio solamente un attimino riportare in giù il body fat, magari provare ad arrivare a 11-12%, per poi riattivare e ripartire con un lean bulk durante l'estate, che è quando faremo i film per voi, io e Sammy. A luglio faremo i daily vlogs, proviamo 30 giorni di video, quindi se non siete iscritti iscrivetevi. Non vedo l'ora, cavolo, non vedo l'ora, quindi anche per quello voglio essere in una condizione adatta, quindi sia un pochino più definito, poi dato che magari usciremo, staremo in giro, faremo più cose, anche mi permette di mangiare un po' più di cibi, di sperimentare comunque con la dieta, di provare i cibi spagnoli, perché sì, saremo a Barcellona a luglio e niente. Quindi quello è il mio game plan. Qua, come vedete, faccio i bicipiti con questi kettlebells, che non lo vedete spesso, ma è un movimento che ho preso dal mio boy Alberto Nunez. Chi lo conosce, lasciatemi un commento. Detto questo, potete sentire. Allora ragazzi, sono letteralmente appena tornato a casa dall'allenamento che avete appena visto, è andato alla grande, ero felicissimo, ci siamo allenati bene sia io che Acid che col mio amico, che in realtà è uno sprinter inglese, fa parte in realtà del team UK, team GB, quindi in realtà potrebbe andare alle Olimpiadi, e veramente lui si allena in modo completamente diverso, veramente molto funzionale. Però sono tornato a casa, cosa succede? Vado sul mio canale, stavo notando che stava crescendo un pochino più lentamente del solito, stavo tipo, boh, strano, chissà che cosa sarà successo. Vado a vedere il trailer, che ovviamente era il mio video,
sulle 10 cose che avrei voluto sapere prima di iniziare la palestra, che avevo messo insieme 10 consigli, era la prima parte, avevo messo insieme mi sembra 5 o 6 appunto ricerche scientifiche. Vado a vedere che è il trailer del mio canale e niente, non ci sta il video, non so dove sta. Vado a controllare tutti i miei video, niente, vado a controllare le email per vedere se avevo ricevuto, aspetta un po', sporca, se avevo ricevuto una notifica da YouTube, niente. So che succede, il video non c'è da nessuna parte, cosa faccio? Vado in chat di YouTube, dato che il mio canale è abbastanza grande, loro devono, sono obbligati a rispondermi abbastanza in fretta, e questo lo devo anche a voi che mi seguite, e mi hanno risposto, ho detto niente, non trovo il mio video, che cosa è successo, se mi potevano aiutare in qualche modo, e mi hanno detto è stato deleted, quindi è stato cancellato, rimosso da YouTube completamente, dall'user, quindi da me stesso, quindi mi hanno detto è stato direttamente rimosso da chiunque ha accesso al tuo canale, al tuo account, il che mi risulta completamente strano perché vorrebbe dire che l'ho cancellato io, che assolutamente non è così, quindi gliel'ho detto e mi ha detto che forse poteva essere stato qualcuno che ha, cioè, ci ha fatto a entrare nell'account con la password, un hacker, e che l'ha rimosso, e che loro non possono fare niente. Era il mio video, diciamo quello che aveva 400.000 visualizzazioni, che ogni giorno probabilmente veniva visto da almeno 1.000 persone, che era una gran cosa, e quindi niente, completamente sparito, rimosso, perso il video. Ovviamente non l'avevo salvato, perché ho già 190 video, se salvo tutti che succede, quindi niente, è stato hackerato il mio account, hackato, non so come si dice in italiano, mi hanno cancellato il video migliore che avevo mai fatto, che praticamente il mio top video, quello che aveva visto più gente, 400.000 persone, 4.000 like, è stato cancellato, il che è una batosta in faccia, perché alla fine ci metto un sacco di lavoro per questo canale, e quando succedono queste cose mi dispiace, anche perché quel video, proprio perché aveva avuto così tanto successo, vuol dire che riceveva sempre ogni giorno nuova gente e aiutava sempre nuova gente, soprattutto i principianti in palestra, era quel video che dici guardi questo video e non ti fai più fregare da nessuno, invece no. Quindi è un po' una merda, diciamo la verità, però prendiamolo in modo positivo, rifaccio il video. Non ci facciamo condizionare, da qui si va avanti, ne farò uno migliore, col vostro supporto faremo tutto, ma mi è solo venuto in mente ed è un momento per me per capire dove sono arrivato adesso, quanto sono fortunato, se tutto questo se ne va, voglio ringraziarvi del vostro supporto, voglio ringraziarti del tuo supporto, spero ti sia piaciuto questo video, lasciaci un like, commenta, iscriviti, grazie.